Ciao a tutti, ben trovati e benvenuti in questo nuovo video. Sono un po' raffreddato, quindi parlo tantissimo di gola e di naso. Oggi va così, e magari anche domani e dopodomani. Finalmente torno su Pokémon Diamante Lucente e bisogna iniziare la quest del post-game. Una delle quest del post-game, quella più importante a mio avviso, è che bisogna prendere il Pokédex nazionale. E il Pokédex nazionale serve per fare tutto quanto il resto. Quindi, la prima cosa da fare sarebbe da andare a Nevepoli, e andiamo a Nevepoli. Quindi non solo oggi andiamo a Nevepoli e prendiamo una nave che parte appunto da qui, ma prenderò anche i leggendari dei laghi, perché è una quest piuttosto veloce comunque da fare. Marinaio, che ci dici? Vuoi raggiungere la zona lotta? Leviamo le ancore. Non ci andiamo con la rompighiaccio? Oh, peccato. Questa nave che... questa motonave fa così, saltella. Bella! Ehi Link, perché ci hai messo tanto? Ti metti una multa di 100 milioni di poche euro. Ascoltami bene, diventerò il più grande allenatore di tutti i tempi. Ed è per questo che sono qui, per allenarmi insieme alla mia squadra di Pokémon. E tu? Scusa, non ho potuto fare a meno di sentire. Il più grande allenatore di tutti i tempi, dici? Sarà dura, perché il più grande sono io. Per provartelo, vado subito al vulcano. Cos'è quella faccia? Non hai idea di cosa parlo, vero? E va bene, te lo dirò io allora. Questa è la zona lotta, capito? Alla fine c'è il vulcano. E dentro il vulcano c'è un tesoro. Quindi stai dicendo che se trovo il tesoro per primo diventerò il più grande allenatore di tutti i tempi? E allora lo farò, vedrai Link, e anche tu allenatore sconosciuto. Otterrò io il tesoro per primo. Prima però vado alla torre lotta, ci vediamo. Chissà che andrà a fare la torre lotta. Quel tipo, non riesce davvero a stare fermo un attimo. Ad ogni modo salve, io sono Chicco. Quella trottola di allenatore non ce la farà di certo a battermi. È un tuo amico? Più o meno. Faresti meglio raggiungerlo e dirgli di non sottovalutare il vulcano. E sai che altro? Dovresti allenarti un po' anche tu alla torre lotta, altrimenti non credo che tu abbia molte possibilità di raggiungere il vulcano. Beh, ci vediamo. Ma in realtà andare alla torre lotta non è importante tanto quanto andare al vulcano. Cioè, sì, lo farò, però cioè non serve allenarsi alla torre lotta, tanto lì sono tutti quanti Pokémon evsati con le EV massime, con set competitivi, quindi non si prende livello, è solo lotte senza livellare. Ora che sono qui devo però completare Pokédex nazionale, quindi prima cosa vado a Memoride. Perché a Memoride? Perché a Memoride c'è la nonna di Camilla. E la nonna di Camilla, una volta catturato Dialga, o almeno così era, ti fa vedere l'altro Pokémon leggendario, che è Palkia in questo caso. Eccola qui. Ehi, ciao, stai bene, vedo. Dopo i problemi della volta scorsa ho fatto qualche ricerca. Anche le anomalie del Monte Corone mi hanno fatto preoccupare un po'. Beh, questo è quello che ho trovato nel tempietto. Un libro abbastanza antico, dacci un'occhiata. Eccolo qua. Palkia. C'è scritto Palkia, il Pokémon che unisce le dimensioni spaziali. Sembra che ci fossero due Pokémon nell'antica regione di Sinnoh. Questi Pokémon simboleggiavano lo spazio e il tempo. Eh già, e questo da dove vieni? Ok, vicino al Lago Verità. Sì, il Lago Verità sarà l'ultimo posto che andrò a visitare per quanto riguarda i laghi. Quindi il primo posto da visitare è il Lago Valore. Comunque sia, non sarà troppo difficile catturare il trio dei leggendari. Non è che faccio vedere tutto il tempo che impiego per catturarli, perché sennò ragazzi non si finisce più. Comunque dirigiamoci al lago e poi vediamo il da farsi. Per fortuna il lago è tornato al suo vecchio splendore. Diciamo che Dialga ha dato una mano. Dico che è stato Dialga a far tornare il lago quello che era per motivi di logica. È Dialga che può portare... che controlla il tempo, ecco. Non che può portarlo indietro, però lo controlla. E ha portato il lago al momento in cui era prima dell'esplosione. Ed ecco qui che troviamo il Pokémon Azelf. Ciao belletto. Bella la pozzanghera.
Livello 50, terremoto non penso abbia effetto, quindi parasso. Così facciamo un po' di damage. DPS facciamo. O DPT, danni per turno, non danni per secondo. Che poi in inglese è uguale l'acronimo, quindi. Andiamo con il giga. Giga absorbo. Vediamo un po' quanto gli faccio. Oh mio Dio! Ah, ma brutto colpo! Ma sei un pezzettino allora. Scusa, fattelo dire. Però la cosa da fare è andare di Velox Ball quando lo vedi. Ok. Vediamo un po'. Figurati se andava bene. Allora, se non fa brutto colpo, non gli leva metà vita. Iniziamo quindi con le Ultra Ball e vediamo quanto ci mettiamo. Tanto a quanto pare, tanto. Alla seconda? Va bene. Oggi sono clementi con me, sanno che sto male. Azelf, Pokémon Volontà, noto come divinità della volontà. Dorme sul fondo di un lago per mantenere il mondo in equilibrio. Non è vero, non è un fondo. Invia box? Sì, dai. Oddio, la squadra continua a farla vedere in grafica, ma tanto non cambia. Quindi il lago valore è a posto. Si vola quindi a Nevepoli per andare a catturare il Pokémon che dorme al lago Argusia. O dorme, oddio. Mica lo so se dorme. Starà dormendo? Starà riposando i suoi occhietti? Sempre chiusi li tiene. Eccoci qui, entriamo. E un altro bel serfello sull'acqua, vai. Tanto non c'è freddo, Bibarel, no? Non ti fa specie freddo a te, bravo. Guerriero. Un vero guerriero. E via col secondo Pokémon del lago. Dove sei, bellino? Al centro, che bello. Siamo pronti, allora. Un giga absorbi per vedere quanto gli facciamo. Ah, lui è un pochino più tosto in difesa, mi sa, eh. Tra l'altro non l'ho neanche curato, Nugua. Vabbè. Esclusiva. Ah. Vabbè. Andiamo con la Ultra Ball. Cominciamo. Gli ho abbassato ancora la salute. Ora sta al rosso. Prima era giallo. In realtà non c'è molta differenza per quanto riguarda i punti salute. Il catch rate varia in base allo stato della salute, se è verde, gialla o rossa. Quindi ha tre diversi catch rate in base al colore, non in base a quanti punti vita ha. Perché non è un calcolo matematico in base a quanti punti salute ha, non è normale. Niente, la Scuro Ball è una Master Ball reskinnata. C'è poco da fare. Lanci la Scuro Ball e va al colpo sicuro. Un altro che Velox Ball di notte o delle grotte. Uxie, Pokémon Sapienza, noto come divinità della conoscenza. Pare possa cancellare la memoria di chiunque incroci il suo sguardo. Ed infatti, i libri a Canalipoli, quando dicono guarda il Pokémon e non potrai più e non ricorderai più chi sei, tocca il Pokémon e non proverai più nulla, si riferiva ai Pokémon del lago. E ora voliamo al lago Verità. Ah, questo percorso porta alla memoria tanti bei ricordi. Dove Barry mi ha fatto quasi ammazzare. Dannato Barry. Spero che suo padre lo stia sculacciando dalla Torre Lotta. L'unico problema con questo Pokémon è che se ne va in giro. Eccolo qui. Ciao. Oh no, è sparito.
Ok. Oh, Rowan! Link, quello era Mesprit, vero? Sei riuscito a fare ciò che ti avevo chiesto alla biblioteca di Canalipoli. Volevo che raccogliessi dati sui Pokémon del lago e l'hai fatto. Ma non mi ha dato nessuna risposta sui misteri dell'evoluzione. Non so ancora perché alcuni Pokémon si evolvono e altri no. Anzi, la faccenda si è fatta ancora più misteriosa. Ma che dire? Se non ci fossero misteri da risolvere, non ci sarebbe da divertirsi. No, non avresti un lavoro. Si è girato. Link, perché non insegui Mesprit? Mi ha dato l'impressione che volesse giocare con te. Se usi l'applicazione segnamappa dei Pokécron dovresti poter seguire gli spostamenti dei Pokémon. Cosa? Non è segnamappa? Non ce l'ho? Devo andare alla Pokécron Spa. Ah, sì, perché ogni medaglia ti dà un'applicazione. Va bene, ci vado subito allora. Oh, a questo punto, una volta che abbiamo trovato anche Mesprit, ora Mesprit se ne va in giro per conto suo, è chiaro, però prendiamo queste applicazioni alla Pokécron Spa e poi vediamo il da farsi, insomma, il da farsi è catturarlo, ovvio. Sicuramente alcuni non condivideranno la mia idea di usare la Master Ball per catturare Mesprit, perché non c'è gusto, c'è il gusto invece, il gusto c'è e come, credetemi. Salve, sono il presidente della Pokécron Spa. La tua pazienza è stata premiata, la nuova applicazione per il Pokécron è pronta. L'applicazione note. Ok, dammi anche l'altra. Sì, la mia pazienza premiata, segna mappa. Top. Dunque, mi dice che Mesprit è qua su dalle parti di Evopoli. Quindi bisogna fare entra ed esci fino a che non ti compare. Ok, è qui per forza ora. Eccolo. Preciso. Come... Statistiche alte? Forse è di default, statistiche alte, Mesprit. Potrebbe essere, Però devo controllare. Amico mio. Dai. Ragazzi, ci vuole. Praticamente sì, l'area è divisa in più settori. Appena sono entrato nel settore giusto, tac, primo tentativo che appare Mesprit. Non sempre accade, A volte non accade subito a primo tentativo, però. Eccolo qui. Pokémon Emozione. Noto come divinità delle emozioni. Ha insegnato agli uomini il dolore causato dalla tristezza e il valore della felicità. Ok, Mesprit inviato in box. E dunque sono 149 Pokémon. Mi mancano due Pokémon da vedere. Uno è Riolu e lo sapevo. Ma Tentacool? Rimediamo subito allora. Tentacool trovato. Perfetto. Amici, il video termina qui. Nel prossimo andrò all'Isola Ferrosa. Farò la side quest che dovevo fare tempo fa. Io come sempre vi ringrazio per aver seguito il video, in descrizione trovate il link a Instagram e Telegram che vedrete passare anche qui in sovrimpressione. Se ancora non siete iscritti fateci un pensierino e noi ci vediamo ovviamente domani con un nuovo video. Bye bye!